San Babili è stato per me veramente una scoperta. Conoscevo i teatri principali e mi sono innamorato subito di questo spazio. Ammetto che è qualcosa di particolare e noi amiamo nella danza la profondità. Questo teatro ha la possibilità veramente di creare un'illusione particolare, di portare il pubblico in scena. Quindi è uno spazio multivalente, secondo me molto interessante. Forse non è così alto come dovrebbe essere, però è veramente, permette veramente tante, tante possibilità. Ecco, ho pensato qui, dopo due serie di successo con il teatro La Danza in Verticale e Gravità Zero, di diciamo, esportare un po' la danza contemporanea da Rovereto per portarla verso Trento. E qui troveremo in tre progetti di una ecco, interessante aspetto della danza contemporanea al San Bapolis. Come prima produzione rivedremo Equilibrio Dinamico. La compagnia presenterà un trittico, questo trittico sarà complementare alla produzione che sarà presentata in un'altra sede. E le coreografie sono di Roberta Ferrara. Anche qui sono tre passaggi diversi, tre momenti diversi del sviluppo artistico della compagnia, che appunto usa il movimento, usa il corpo, usa l'espressione proprio più semplice per dare emozioni, vibrazioni veramente particolari. Mi sono veramente innamorato di questo gruppo che sono felice di presentare per la prima volta nei nostri teatri. La produzione che presento ora al San Bapolis è della compagnia spagnola Metamorphosis Dance, compagnia residente del teatro Canal, struttura e istituzione diretta da Blanca Lee. Questa produzione ha la particolarità di essere un esperimento, un incontro, un qualcosa di diverso, una come viene chiamata dal coreografo e regista, conversazione al buio. In catalano, El Carizeta il Lunac, ed è Igor Bakovic e Irace Ansa. Igor è italiano di origine croate, che ha scelto come terra per sviluppare la sua arte la Spagna. Con lui saranno Sasha Riva e Simone Repple, altri italiani, due italiani all'estero residenti a Ginevra, con i quali collaboreranno per questa produzione. Una produzione veramente particolare, secondo me, per quanto il gioco di luce. Un gioco di luce perché è un'arte in sé, come lui riesce a utilizzare delle speciali lampade al neon che proprio ballano attorno ai ballerini, che hanno veramente situazioni, emozioni e momenti di tensione veramente unici. La prossima produzione che presento al San Bapolis è con Riccardo Buscarini. Riccardo Buscarini, col Goldberg Variazione, presenterà un pezzo dal vivo, suonato dal vivo, con tre strumenti ad archi, ed è proprio una vera sorpresa nel fatto che la parte visiva fatta con proiezioni da un artista che in quel momento attorno a lui crea l'illuminazione e l'illusione, quindi un pezzo basato sull'improvvisazione però veramente fatto di forme, emozioni, vibrazioni. Riccardo è un artista molto particolare ed ha questo diretto modo di comunicare e di avvicinarsi al pubblico, proprio di parlare col pubblico creando e trasportandolo in dimensioni sempre più diverse e più ricche. San Bapoli troverà anche una cornice ottima per sviluppare il suo concetto.